Carissimi fratelli e sorelle, amici tutti, giunga a tutti voi il mio più cordiale saluto di pace e gioia nella Trinità. Leggendo la vita della Beata Anna Maria Teigi, scritta da Paola Giovetti, così scrive l'autrice su questo tema, cito: «La casa di Anna Maria e Domenico Teigi fu sempre aperta agli ospiti. Come abbiamo visto, ci visse per alcuni anni Santa, la madre di Anna Maria, che qui morì amorevolmente curata dalla figlia. Nei primi 2 anni di matrimonio ci rimase anche il figlio Camillo con la giovane moglie Antonia Puri, e quando anche Alessandro si sposò, la madre, per aiutarlo, gli cedette l'appartamento concesso gratuitamente dal principe Chigi e si trasferì col resto della famiglia al Corso, in un appartamento che prese in affitto. Qui, dopo essere rimasta vedova, andò a vivere anche Sofia con i suoi 6 figlioletti. Per 20 anni visse poi in casa Taigi con Raffaele Natali, che fu amico e confidente di Anna Maria. Grazie a lui che testimoniò a entrambi i processi, quello ordinario del 1852 e quello apostolico del 1863, conosciamo sulla vita e le virtù della Beata molte cose che altrimenti ci sarebbero ignote. Paola Giovetti, Madri e Mistiche, Anna Maria Teigi ed Elisabetta Canori More, di Sir Paoline, del 1991. Se ho contato bene, ci sono state fino a 14 persone. Poi la Giovanna, se io sbaglio, come disse San Giovanni Paolo II, mi correggerà. Sono state 14 persone. La fiducia illimitata nella Divina Provvidenza la soccorreva con il necessario per dar da mangiare a tanta gente. Si raccontano degli aneddoti di come la provvidenza interviene al momento opportuno per aiutare questa famiglia così allargata. Il suo atteggiamento verso tutti era impegnato di carità senza finzioni né ipocrisia, discretissima, sapeva nascondere bene persino ai suoi familiari. Era ricolma di rispetto e di infinita pazienza. La figlia, il marito, Don Natali sono i testimoni oculari di queste virtù esercitate in modo eroico, insomma, il quotidiano vissuto straordinariamente. Ce ne siamo accorti non solo nella vita del nostro beato Domingo del Santissimo Sacramento, Domenico Iturrate, ma anche in questa ultima beatificazione che c'è stata di Acutis, Carlo, no? Se sbaglio, come questo ragazzo così normale è arrivato alla santità attraverso il cammino di ogni giovane con i mezzi che lui aveva a disposizione. L'accoglienza presuppone una grande capacità di ascolto. L'ascolto ti fa essere intuitivo, dal latino intuire, andare dentro, ti fa capire i bisogni profondi non manifestati esteriormente, prima ancora che ti chiedano qualcosa. È il caso della Vergine Maria, la donna dell'ascolto e dell'accoglienza, che a Cana di Galilea ha visto e provveduto ai bisogni degli sposi prima ancora che glieli fossero presentati. Concludo pregando la Beata Anna Maria Teigi perché ci insegna ad essere uomini e donne dell'ascolto e dell'accoglienza. Che il Signore ci doni occhi per vedere i bisogni del prossimo, soprattutto degli umili e oppressi. Ce lo ha confermato adesso il Santo Padre. Questo tipo di accoglienza di cui noi tutti abbiamo bisogno, che i trinitari l'hanno esercitata non da oggi, ma da 8 secoli, sempre con gli schiavi, con i poveri, gli oppressi di ogni periodo della storia. Se in Maria, la donna vestita di sole, riverberano i tratti materni di Dio, come ci ricorda il documento di Puebla del 79, 1979, nella Beata Anna Maria Teigi, Dio Trinità ci ha manifestato il suo amore, la sua tenerezza, la sua predilezione per i piccoli e i poveri, per gli ammalati e gli esclusi. Mai ella si chiuse alle necessità e alle sofferenze dei fratelli bisognosi. Con la vita e la parola annunziò nel difficile e travagliato periodo storico che Dio è amore e ha cura di tutti i suoi figli. Grazie per l'ascolto, un saluto a voi qui presenti, ma anche a tutti coloro che ci seguono attraverso questi momenti di trasmissione. Grazie e buona serata e buon pomeriggio.